una stagione esaltante in questo posto, saranno spareggi, però immagino sia stato Napoli che ha emozionato anche lei da prima cittadina del posto. Peccato solo ieri al 90esimo quel gol della Roma, perché siamo stati a un passo dal secondo posto, ma io vedo il fatto positivo di un calcio straordinario che ha fatto la squadra, soprattutto nel girone di ritorno. Un grande Napoli, un bel gioco, anche tanto coraggio dell'allenatore che ha fatto delle scelte durante l'anno importanti. Credo che questa è l'ossatura per fare un grandissimo campionato anche l'anno prossimo. Ieri Lorenzo Insigne si è lamentato di una certa accoglienza che quasi sistematicamente il Napoli ritrova un po' in tutti gli stadi d'Italia. Ecco, da napoletano soprattutto, lei quanto è toccato e urtato anche nella sua sensibilità di uomo? No, fa rabbia, che non ha nulla a che vedere con gli abitanti di Genova, che Napoli, napoletani e genovesi sono molto vicini su tante cose, città di mare, adesso siamo gemellati col Genoa. Però è proprio brutto, quindi io sono d'accordo con Insigne, è una pagina squallida per i protagonisti, brutta per Napoli, i napoletani e la squadra, ma noi siamo più forti sul campo, anche sotto il profilo dell'etica e la solidarietà è il messaggio che dobbiamo dare. Di fronte alle provocazioni si risponde con la superiorità etica, con la sportività, con l'essere campioni sul campo e fuori, quindi non bisogna cedere alle provocazioni, però ci sono anche persone che devono intervenire quando accadono queste cose e ci auguriamo che questo accada. Campioni, quello straordinario, più grande di tutti, Diego Armando Maradona, è atteso qui in città. Ecco, ci può un po' raccontare come procede l'organizzazione di questo evento con il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Diego? L'organizzazione procede, la data dovrebbe essere il 4 luglio, stiamo cercando di lavorare insieme al Calcio Napoli per farne veramente un evento straordinario, quindi sia di cittadinanza onoraria, di sport, di cultura, lo Stadio San Paolo in città, si lavora per farne di quel giorno una grande festa nel ricordo di quello che fu il primo scudetto di 30 anni fa, il maggio dell'87. Ecco, Sindaco, parliamo di strutture. Il San Paolo, che qualcosa sarà fatto nei prossimi mesi, e poi questa cittadella dello sport che De Laurentiis ha intenzione di realizzare a Bagnoli. Ne sa qualcosa in più? È un'idea interessante. Se è un'idea che si può coltivare, la cittadella dello sport a Bagnoli mi vede d'accordo. Per quanto riguarda il San Paolo, noi manterremo i nostri impegni, abbiamo lavorato su spogliatoi e tribuna stampa, adesso si lavora sui bagni, sui seggiolini e sull'altro, il nostro come serie, sono persone serie, se diciamo che una cosa la facciamo, la faremo. Non siamo ovviamente in grado di avere poteri taumaturgici da un punto di vista, come dire, materiale ed economico, ma con gli impegni che ci siamo presi manterremo. Se poi a questi impegni si aggiunge anche un impegno della società sul piano economico-finanziario, si può andare molto più rapidi, però questo non dipende da noi. Ma col prossimo campionato ci sarà qualche novità al San Paolo? Oppure no? Sì, è quello che ho detto prima, le novità si lavora sui bagni, sull'impianto elettrico e sui seggiolini. Grande obiettivo di cambiamento è avere i seggiolini nuovi allo stadio, quindi su quello siamo già impegnati, ci lavoriamo, cerchiamo di rispettare il nostro cronoprogramma e quindi io sono molto fiducioso, anche perché con questo Napoli bisogna cercare insieme società e comune di mettere in campo tutte le azioni per creare le condizioni migliori per fare bene e per vincere. Quindi anche il comune del Patto Scudetto, un grande stadio può aiutare anche in questo senso. Il comune non gioca a calcio, se io potessi avere 20 anni e giocare a pallone, ma allora sarebbe un'altra storia, nel senso che si potrebbe parlare di questo. Il comune non solo fa il tifo alla grande, ma in questi anni ha messo in campo anche condizioni importanti perché ci possa stare un clima sereno e sempre migliore per poter investire e vincere. Credo che questo patto unisce tutti i napoletani, il comune, la società, i tifosi napoletani che vivono a Napoli, quelli che vivono in tutto il mondo. Quello solo che posso dire è che non si può più attendere, nel senso che il tifoso poi dopo 30 anni va in crisi di astinenza, quindi questo diventa un tema. Bene il terzo posto, va bene che abbiamo giocato il miglior calcio, va bene tutto, però poi devi portare a casa il risultato non può che essere lo scudetto a mio avviso, o anche qualcos'altro come la Champions, però secondo me lo scudetto è quello che manca a questa città e ai tifosi napoletani, se devo essere sincero. Sì, volevo chiedere, qualche giorno fa l'ho chiesto all'assessore dello sport, Angelo Borriello, questa qua, che in caso di scudetto lui ha detto che andrebbe in bicicletta Napoli-Roma. Qualche... C'ha facile, può dire, io ho qualche dubbio. Siccome me lo voglio tenere caro, il rimbasto l'abbiamo fatto, se fa Napoli-Roma non ci arriva. Lei che pena fa che è?
No, io quando c'è una gioia bella come quando diventai sindaco, cioè è tutto legato alla spontaneità, perché quello che fai in modo spontaneo è sempre più bello. Se programmi, a parte la scaramanzia, ma la programmazione non funziona mai, quindi quando verrà un bel giorno vedrete sicuramente il sindaco in una versione particolare. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Vai in bicicletta, tu hai detto che sarà Roma in bicicletta, se vinci lo scudetto sicuramente. Eccoci. Ti toccherebbe a quel punto. Ma non è difficile, però insomma. Comunque anche il sindaco così. Date su un tanto. Intanto, non so fare tante cose, ma non fare Napoli-Roma in bicicletta. Salvo che qualcuno non voglia eliminare il sindaco. Ci sono... Però possiamo pensare di conquistare Roma in bicicletta. Quello è un'altra, questo è un altro discorso. Con un tanto. Bene. Grazie a voi. Ognuno faccia.